Alberto Paradossi, protagonista di Zamora, che ieri ha avuto una standing ovation alla prima appunto al Sì. Bifest. Alberto, il tuo primo film? Da O protagonista, sì. primo Sì. film da protagonista, com'è stata l'esperienza ieri, quegli applausi che non finivano mai? Guarda, ho mandato ieri notte un messaggio generico scritto: è stato indimenticabile, perché un'accoglienza, ma non perché non pensavamo, non ci aspettavamo un'accoglienza del genere, ma quando la ricevi. La condivisione, la restituzione che c'è stata da parte del pubblico è qualcosa di ineguagliabile, non la puoi, inquantificabile. Speriamo che da questa accoglienza che la città di Bari ci ha regalato possano, insomma, ci possa essere altre situazioni similari. No, è stato bello, bellissimo, non potevo chiedere di meglio. Senti, questo appunto il tuo primo film da Sì. protagonista, ambientato negli anni 60. Sì. Tu non eri ancora nato, hai No, no, 35 anni se non sbaglio, ho visto, 34, sì. 34. Come ti sei preparato per fare appunto il ragazzo degli anni Sì. 60? Allora, ho guardato dei film di Antonioni, perché ho pensato, è un personaggio comunque molto taciturno, ha questa difficoltà a comunicare, quindi ho pensato alla trilogia dell'incomunicabilità. E il primo film è entrato proprio negli anni 60, quindi ho detto, ma questa voce pacata, ho cercato di non calcare troppo un accento milanese che sarebbe stato quello di oggi, perché è quello che io sento oggi. Ma se vai a vedere le interviste dei coetanei 60 anni fa, c'era un altro modo di parlare, c'era più il dialetto, che però non avrei dovuto avere più tempo. E poi ci siamo divertiti molto con Neri a creare questo personaggio, quindi ha questa discrezione settentrionale, questo impaccio, ma comunque un impaccio non strabordante, che poi lo rende anche tenero nel suo poi essere un po' narcisista il personaggio, covert, però è stato divertente. Poi vai per immaginazione, non c'ero, vabbè, ok, vediamo, insomma, proviamo. Senti, ma non ti sei sentito un po' Fantozzi con il super mega capo galattico? Ma guarda, in realtà ci ho pensato, ma non essendoci il grottesco che c'è in Fantozzi, è qua più forse se vuoi un registro quasi a livello proprio romantico, ma proprio a tutto tondo. È una commedia diversa. No, ho pensato magari a altri film anni 60, c'è un film in cui Nino Manfredi è vestito simile, cioè c'era una reference, che è sempre un personaggio molto delicato. Ho pensato a volte delle commedie francesi, ti dico la verità. Ha qualcosa sto film, sembra che mi ricorda quel tatto. Senti, un'ultima domanda Sì. con Neri, com'è stata? Ma ti ha scelto lui? Hai fatto un Ho fatto un provino? provino. Com'è stato con lui, appunto, stare sul set? Ma è stato un regalo enorme. Poi io lo dico sempre, io ho iniziato a fare teatro perché avevo 12 anni, quindi non guardavo i film di Volonté con Marlon Brando, cioè non avrei avuto la comprensione. Guardavo L'Ottavo Nano, c'era Guzzanti, c'era Neri e quindi facevano ridere e volevo fare anch'io quello che facevano loro, almeno provare, è stato il primo pensiero no, di un'espressione artistica. E ritrovare Neri come regista del suo primo film, del mio primo film da protagonista, è stato qualcosa di. Ripeto, è stato un grande regalo, una grande soddisfazione riguardandomi indietro per il percorso che ho fatto. E è una persona eccezionale, Neri, quindi. Sarà un ricordo che da custodire, perché sono quei ricordi che ti devi far funzionare poi nel tempo. Quando poi magari hai bisogno di ripensarci per l'entusiasmo. Ecco, c'è stato. Ci siamo. Abbiamo condiviso e ci siamo scambiati tanto entusiasmo. Sì. Ok, va bene, in bocca al lupo Viva per il lui. film. Il 4 aprile esce, 4 4 aprile aprile. al cinema, Zamora. Ok, Grazie grazie. a te.